Ciao a tutti, raghi. Diciamo che il problema dei saluti non l'abbiamo risolto, non propriamente. Allora, altro giorno, altro giro. Oggi in realtà vi rendo partecipi. Praticamente scorrevo la home di Facebook, perché sì, anch'io in quarantena, diciamo che quella è la mia principale occupazione, e mi sono ricordata di quanto spesso mi capiti di vedere quei video i cosiddetti hacks, no? I trucchetti, che spesso secondo loro ti salvano la vita. 9 volte su 10 vogliono risolverti 9 volte su 10 vogliono risolverti un problema con una soluzione assolutamente impossibile. Ti è saltato il bottone della camicia? Nessun problema! Hai solo bisogno di un trapano, 6 metri di filo interdentale, 8 persone che ti possano aiutare e una graffetta. Cioè, faccio prima a bruciare la camicia. La cosa che mi diverte è che esistono un sacco di trucchetti anche nel mondo beauty. Questa è la cosa che mi fa volare, perché in realtà ammetto che sono tante le problematiche del mondo beauty. Cioè, ci sono cose che, per quanto puoi essere pro, per quanto puoi essere allenata, per quanto puoi esserti studiata e fatta 100.000 accademie, ci sono cose che capitano. Rossetto nei denti, ombretto che non viene sempre come vuoi, per alcune l'eyeliner è ancora il figlio di Satana. Quindi mi rendo conto che alcuni trucchetti siano allettanti, che non desidera la soluzione a tutti i problemi della propria vita, tutti, è chiaro. Allora, io sono qui per immolarmi per la patria. Io testerò per voi, praticamente con un delicatissimo specchietto, testerò per voi, cercherò di usare uno specchio, ma cercherò soprattutto di farvi vedere tutto. Infatti penso che sia il caso di fare questa cosa orrenda, che è lo zoom. Ok, io ho fatto già una base, comunque capelli, faccio una cosa che fa molto youtuber, mi metto la fascia. Ok, dicevo, io ho già fatto una mezza base, giusto per non fare una cagata proprio, per non fare cagate su cagate. La prima cosa che voglio provare è una cosa che ha a che fare col contouring. Il contouring è un'arma a doppio taglio, nel senso, mi rendo conto che non è facile. Per chi è le prime armi, il contouring sembra più un insulto che altro, un turpiloquio. Ma in realtà il contouring è una cosa meravigliosa. E ho visto che esiste gente che ti consiglia di avere il contouring al naso, di usare le pinzette. Io ho scelto le mie pinzette migliori per questa situazione, perché credo nel loro potere, nel loro potenziale. Allora, cosa dicono in pratica? Dicono di fare questo, cioè utilizzare la perpendicolarità. No, non mi insegnanti di geometria sarebbe inorridita. La parallelità di queste due cose per fare delle linee dritte, perché di base il difficile è quello. Lo facciamo in crema, che secondo me sarà molto più divertente. Ok, praticamente ho spalmato il mio la mia terra in crema, chiamiamola così, e vado a spalmarmela. Cerco di essere precisa, perché se viene male poi Dio me ne scansi. Il fatto che sia sostanzialmente dritta come riga mi fa incazzarissimo. Che non so se lo sapete, ma noi truccatrici siamo molto triggerate da queste cose, perché di base, insomma, se ti trucchi lo sai, le linee nette è difficile sfumarle. Ma noi, che non ci facciamo spaventare da assolutamente niente, ci proviamo. Kim Kardashian sarebbe così fiera di me. Beh, la situazione è la seguente, raga. Un naso sporco. Questo a comprovare la teoria che, ragazzi, le linee nette da sfumare sono essenzialmente una falsa speranza. Al secondo posto tra le trashate che ho trovato, questa favola. Un altro dramma delle donne, che sinceramente mi sento di vivere anch'io, perché è un problema comune, è il rossetto dei denti. Tendenzialmente capita, ci si può stare attenti, ma capita. Ma qualche genio ha pensato che utilizzare un cotton fioc così e poi spalmarti il rossetto sarebbe
la soluzione al problema persistente. Sempre legato alle labbra, c'è anche la storia dell'eyeliner per allungarla. Allora, io direi una cosa, prima facciamo questa dell'eyeliner per farle sembrare più grandi, che se funziona, raga, mi gaso. E poi mettiamo il rossetto. Allora, praticamente questa dell'eyeliner che dice? Che tu praticamente dovresti fare un segnetto con l'eyeliner qua, così, per far sembrare la bocca più grande. Eyeliner di turno, queste di Benefit, punta in feltro, bella roba. Vediamo. Questa la rifaccio, perché sinceramente questa storia ha del potenziale. Allora, da lontano ci può sembrare, ma vediamo col rossetto. Non lo so, come rossetto in realtà ne ho preso uno abbastanza randomico, però ve lo consiglio, a dirvi la verità, è uno dei... come si chiama questi colori? Ah, i Creamy Love, ecco, i Creamy Love di Clio, questo è il Cleopatra, è un bellissimo colore in realtà. Allora, pronti? Non so che cazzo sto facendo. Serissimi problemi di deglutizione, raga. Notare, ho sporcato il dente comunque. Favola. È incompleto. È incompleto ed è anche brutto. Sinceramente, sta roba nera mi dà tipo l'idea di essere sporca in faccia. E come avete chiaramente notato, questo questo cotton fioc è stato praticamente più un ostacolo che un aiuto. Quindi no, boccio su tutta la linea. E sinceramente mi sento anche di rimuovere questa roba. 3 hack su 4 fino adesso hanno fatto cacare. Quella al naso... L'ultimo secondo me è l'apoteosi del trash. Cioè l'ho lasciato all'ultimo apposta perché volevo dare proprio il tocco di classe finale. E per questo avrete bisogno di coraggio. Uno di questi, un assorbente normale, e delle forbicine. E poi ovviamente l'ombretto. Perché, vi direte? Perché a quanto spacciano nell'internet serve per creare un ombretto praticamente... molto sharp, molto tagliente. Dobbiamo prendere praticamente una delle ali, tagliamo una delle alette, quindi se è senza ali fai conto che avete fatto una cazzata nella vostra vita. A parte, raga, che cazzo usa che serpenti senza ali? Cioè siete delle bestie di Satana se lo fate. Comunque, abbiamo tagliato l'ala. Detto ciò, praticamente qual è il concetto? Dovete tagliarlo in modo molto dritto, okay. Perché vi servirà praticamente da guida, capito? Cioè, cosa che banalmente si può fare con lo scotch, si può fare un foglietto di carta, lo puoi fare in mille modi, ma questo è un modo trash, quindi ci piace. Ecco fatto, lo attacchiamo così. Ah, yeah. Lo faccio solo in un occhio per dignità. E uso la palette di Kat Von D, Shade and Light, se non la conoscete, shame on you. Faccio essenzialmente un tentativo, raga, ci sto provando. Praticamente mettiamo un colore un po' marroncino. Non voglio fare un trucco completo, è proprio giusto per testare l'efficacia della roba. Giusto per vedere quanto in là ci si può spingere col trash, quanto in là il trash ci può aiutare. È proprio il minimo che si può fare, è proprio una roba minima.
funziona. Mi ha levato via il trucco che avevo sotto, quindi no. È vero pure che io comunque spesso gli occhi li trucco prima. Possiamo fare una cosa, raga? Ero proprio a disagio. È vero pure, stavo dicendo che io gli occhi li trucco prima in genere. Quindi in una situazione ideale, quotidiana, se io facessi veramente una cosa del genere, non mi leverebbe il trucco perché non ci sarebbe trucco. Essendo una cosa che è comunque un tessuto abbastanza poroso, ha assorbito un botto, la linea non è proprio netta, ma probabilmente lavorandoci con un po' più di cura, un po' più di amore, forse sarebbe venuto. Non mi sento di bocciarlo, ma mi sento di dire che ci sono modi, molti modi, molto più pratici per fare una cosa del genere. Detto ciò, lascio a voi le impressioni, lascio a voi anche delle riflessioni, perché questo voleva essere anche una cosa un po', come dire, un po' filosofica, nel senso, il trash è bello, ma lasciamo agli altri. Io continuerò a truccarmi come, insomma, mi hanno insegnato, come ho fatto, con le difficoltà non bisogna cercare di schivarle, perché come vedete non si schivano, però si può imparare a conviverci e a viverle meglio che si può. Così vi lascio con questa perla. Ciao a tutti.